Casati, Cesana, Cominelli, Marco, Feltri, Ferrazzi, Gallera, Gallizzi, Garavaglia, presente. Licata, Macconi, presente. Marrelli, Monti, Noia, Paladini, presente. Pase, Pizzighini, presente. Rosati, Spelzini, Zocchi. Presidente, mi sono unita alla commissione. Sì, sì, grazie, l'abbiamo vista collegata, infatti stavo per richiamarla nuovamente, quindi Rozza è presente. Allora passiamo alla seconda Sì? Presidente, anche Cesana, Cesana è collegata. Presente, benissimo. Dicevo, quindi l'audizione a cui siamo per dare inizio prevede un approfondimento. Sì? Bulbarelli presente, Bulbarelli presente, quindi prevede sì, ecco, un approfondimento. Sì? Faccio fatica, un po' fatica a sentirvi, anche prima. Sì, magari si prova a togliere il... Viva la voce, ecco, perciò adesso sono riuscita. Sì, sì, se riesce a togliere magari il video, allora. Bravissima, perfetto, grazie. Quindi dicevo, con questa audizione che stiamo per iniziare approfondiremo le problematiche dei pazienti affetti da lipedema. È un'audizione che è stata richiesta dalla collega consigliera Pizzighini, quindi prima ancora di presentare i relatori darei la parola proprio alla consigliera che ci introduce nel tema, ricordando comunque a tutti i colleghi che avete avuto caricata sulla intranet tutta la documentazione. Prego consigliera. Grazie Presidente, e prima di tutto vorrei rivolgere un ringraziamento ai rappresentanti della LIO, l'Associazione Italiana Lipedema, che oggi hanno accettato l'invito a presenziare questa audizione con lo scopo di accendere i riflettori su una patologia che è meno rara di quanto si possa immaginare. Infatti le ultime statistiche ci dicono che l'ipedema è una patologia che colpisce l'11% delle donne, una percentuale sicuramente sottostimata perché si tratta di una patologia che viene spesso confusa con altre malattie simili come l'obesità, il linfedema, l'adiposità localizzata o l'insufficienza venosa cronica. Crea disturbi fisici piuttosto gravi, difficoltà di movimento, problemi psicologici e richiede ingenti somme di denaro per essere curata privatamente. Purtroppo in questo momento non esistono centri specializzati pubblici nella nostra regione in grado di fornire diagnosi e cure specifiche. Eppure nel 2022 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito l'ipedema nell'11ª edizione della classificazione internazionale delle malattie con un proprio codice. Credo dunque che l'audizione di oggi debba porsi l'obiettivo concreto di costruire un percorso per offrire un supporto adeguato alle persone afflitte da questa patologia. I rappresentanti dell'associazione ci hanno spiegato che è stata fatta domanda affinché la cura della patologia sia inserita nei livelli essenziali di assistenza. E alla luce di quanto esposto, crediamo che la Regione Lombardia non possa sottrarsi al sostegno di questa richiesta presso il Ministero della Salute. In attesa della decisione a livello nazionale, chiediamo di affrontare il periodo transitorio formulando alcune proposte concrete. La prima potrebbe essere l'istituzione di ambulatori specialistici all'interno delle strutture pubbliche di competenza regionale, per esempio le case di comunità. Ritengo importante agire anche per predisporre contributi o ristori in grado di aiutare le persone che hanno speso migliaia di euro per curarsi nei centri privati. E infine, considerando che è il medico di base che solitamente è il primo interlocutore delle persone che sospettano di soffrire di questa patologia, chiedo di valutare la possibilità di predisporre una campagna informativa mirata che parta proprio dagli ambulatori locali. Grazie. Grazie consigliera Pizzighini. Allora abbiamo con noi la dottoressa Valeria Giordano, che è presidente e rappresentante legale di LIO Lipedema Italia APS, e il dottor Sandro Michelini, presidente della società scientifica ITALF e coordinatore delle attività scientifiche di LIO Lipedema. Entrambi so che faranno appunto un intervento
illustrandoci anche delle slide che ci hanno già inviato, che abbiamo caricato sulla intranet e che quindi sono già a disposizione di tutti i consiglieri. Se, non so se c'è un ordine, io partirei con la dottoressa Giordano, diversamente se vi siete già accordati in modo diverso va bene, insomma. Va dottoressa benissimo. Giordano, inizia lei. Va benissimo. Va benissimo, grazie. Se possiamo caricare le mie slide cortesemente. Quindi non le condivide lei dal suo video? Come vi viene più comodo, se le avete voi, altrimenti se no le condivido io. Se lei riesce a condividerle direttamente dal suo video. Proviamo. Le vedete? Benissimo, grazie dottoressa, grazie mille, prego. Perfetto, allora innanzitutto vi ringrazio nuovamente per questo momento di ascolto che fa seguito all'audizione che abbiamo già avuto presso la Regione Lombardia a luglio del 2022, quindi sicuramente alla vostra regione le problematiche dell'ipedema non sono nuove. Nella scorsa legislatura siamo stati appunto già ascoltati da voi in questa audizione che fu richiesta dal consigliere Piccirillo ai tempi, che aveva iniziato da subito a dare seguito alle nostre richieste organizzando già i primi eventi informativi in regione come promesso fino a veramente l'ultimo giorno del mandato. Poi abbiamo dovuto attendere i tempi di insediamento della nuova legislatura, della nuova commissione, e io partirei comunque dal presupposto che spero veramente che quanto fatto fino ad adesso non sia andato sprecato a causa del cambio di legislatura e che la commissione a cui mi rivolgo oggi comunque abbia già un'idea di cosa fare per i problemi dell'ipedema. E l'altra volta abbiamo fatto una serie di richieste, di domande, oggi speriamo di poter ascoltare anche insomma delle risposte a distanza di un anno e mezzo da quando vi è stato posto il problema. Allora, sto cercando di capire come mandare avanti la presentazione, un attimo solo. Ok, la metto a schermo intero se la vedete, un attimo solo. Presentazione. In basso, Valeria. Va bene. Allora, come accennava la consigliera Pizzighini, l'ipedema possiede un codice nella classificazione ICD-11 già dal 2018, andata in vigore, come correttamente diceva la consigliera, a gennaio del 2022. Questo è il nostro codice. In realtà l'ipedema ha anche tantissimi altri codici che fanno comprendere insomma che non è una malattia inventata, insomma c'è il codice OMIM appunto, quindi come Online Mendelian Inheritance, quindi come patologia genetica, abbiamo il codice SNOMED, abbiamo il MEDRA, insomma, quindi ci sono tutti quanti i codici messi a posto. Fino a 2 anni fa avevamo anche un codice Orphanet che poi è stato ritirato a fronte di motivazioni su cui stiamo ancora cercando di comprendere, insomma. Quindi la situazione dell'ipedema è problematica anche dal punto di vista delle codifiche, ma direi che comunque come associazione di pazienti noi siamo qui soprattutto per presentarvi i problemi delle persone con l'ipedema. L'ipedema, le caratteristiche tecniche della malattia le lascerei al dottor Michelini, che ringrazio moltissimo per essere qui con noi oggi. L'ipedema è una patologia del tessuto connettivo lasso e del tessuto adiposo, una patologia sistemica, genetica, cronica, ingravescente, che se trascurata può portare a gravissimi anche quadri di disabilità. E purtroppo il problema principale delle persone con l'ipedema è una questione di due macro aree grandissime: il ritardo diagnostico, che è causato dall'ignoranza sulla nostra malattia. Purtroppo, cioè, l'ipedema non si conosce, si sta ancora discutendo se è una malattia rara o no, perché non si comprendono i dati epidemiologici, ma sicuramente sono rare le persone in grado di diagnosticarlo, ancor meno quelle di curarlo. Quindi c'è un ritardo diagnostico che comporta
comporta peregrinazioni, un esborso di soldi, diversi problemi, e nel momento in cui si arriva ad ottenere una diagnosi con un ritardo che la nostra associazione ha stimato in circa 10 anni, poi tutte le cure, tutte le spese sanitarie sono totalmente, quando dico totalmente intendo il 100%, a carico del paziente. Quindi c'è una difficoltà, se non impossibilità, di accesso a cure, presidi, terapie, eccetera. I nostri costi. Noi abbiamo bisogno di interventi di chirurgia sequenziale, che ci costano all'incirca un 6.000 euro a procedura solo per la chirurgia, senza contare trattamenti pre e post operatori. Abbiamo bisogno dei tutori elastocontenitivi, un tutore in trama piatta su misura costa circa al paziente circa 600 euro con un rinnovo all'incirca ogni 6-8 mesi. Abbiamo bisogno di fisioterapia con costi che nella regione Lombardia abbiamo sui 70-80, anche 100 euro a seduta. Abbiamo bisogno di presidi e ausili di vario genere, che possono essere dall'apparecchio della pressoterapia fino a deambulatori, carrozzine, presidi di ogni genere, quindi costi variabili. Abbiamo bisogno di alimenti speciali, perché noi dobbiamo seguire un certo tipo di nutrizione antinfiammatoria con varie integrazioni, quindi anche questo costi variabili. Abbiamo bisogno di assistenti domiciliari che ci aiutino a tenere pulita la casa, a poter aiutarci nella nostra vita quotidiana, soprattutto quando abbiamo i casi di grave compromissione funzionale, e poi ci sono tutte le visite e i controlli. Tutto questo è completamente tutto a carico nostro. Vado molto velocemente sulla nostra mission come associazione. L'IO Lipedema Italia, Associazione Italiana Lipedema, è un ente del terzo settore, siamo nel registro unico nazionale del terzo settore, dall'anno scorso siamo attivi dal 2018 come Onlus, adesso come associazione di promozione sociale. Abbiamo al nostro libro soci più di 1000 persone, 15 volontari, una dipendente, siamo membri della Federazione Italiana delle Malattie Rare Uniamo, e la nostra mission è molto articolata, complessa, sull'informazione, promozione e sensibilizzazione sulla patologia e sostegno ai pazienti. Tra i nostri progetti progressi, il primo che c'è stato, noi ci siamo dovuti interessare, abbiamo fatto e facciamo tuttora le veci del sistema sanitario nazionale, che è assente completamente. Quindi il primo progetto è stato agevolazione accesso alle cure. Alcune aziende di fornitrici di presidi sanitari e alcune realtà di cura privata estere italiane hanno concesso ai nostri associati malati un accesso agevolato con tariffari dedicati e scontistiche dedicate. Abbiamo collaborato allo studio osservazionale che c'è stato all'Università di Tor Vergata sulla nutrizione, esitato poi in numerosi articoli scientifici su questo tema che vengono letti adesso in tutto il mondo. Abbiamo organizzato nel 2019 il primo convegno nazionale sull'ipedema, per cui abbiamo ricevuto anche un plauso da parte del Senato per l'alto rilievo scientifico della nostra iniziativa. Abbiamo partecipato alla rassegna stampa sulla scoperta del primo gene dell'ipedema, di cui immagino ci parlerà il dottor Michelini. Abbiamo partecipato al primo web event sul consensus mondiale nel 2020, l'abbiamo organizzato noi, abbiamo radunato in quell'evento almeno 30 specialisti provenienti da tutto il mondo a discutere su linee guida e documenti di consenso dell'ipedema. In Italia non ci sono ancora le linee guida, ma diversi paesi esteri ce l'hanno. Abbiamo partecipato, abbiamo destinato nel 2021 tutto il nostro 5 per 1000 al finanziamento di un progetto di ricerca importante sull'Università Politecnica delle Marche. Abbiamo finanziato e organizzato il primo corso di nutrizione per l'ipedema, sempre nel 2021. Veniamo ai progetti attuali e futuri. L'anno scorso abbiamo fondato l'associazione internazionale Lipedema World Alliance, di cui il dottor Michelini è il presidente, io sono il segretario generale in rappresentanza di L'IO Lipedema Italia. Stiamo radunando tutte le associazioni di pazienti e tutte le società scientifiche e professionisti sanitari per il lipedema nel mondo. Esitato quest'anno, siamo appena rientrati dalla Germania, dove c'è stato il primo Lipedema World Congress, e da cui ci esiterà anche un position paper sull'ipedema da parte nostra, che cercherà di fare un po' di chiarezza a livello di linee guida e linee di trattamento. Abbiamo fondato il movimento di social advocacy e patient advocacy for Lipedema in the world, radunando i malati di lipedema di tutto il mondo, quindi non solo quelli italiani. Abbiamo fatto diversi progetti di rebranding, divulgazione, fundraising, abbiamo lavorato moltissimo sulla riqualificazione dei nostri volontari, dello staff, con la nostra formazione, e il nostro progetto più importante in questo momento è
riguarda il primo libro italiano sull'ipedema destinato ai pazienti, in uscita brevissimo, e la partecipazione a diversi progetti internazionali di Patient Reported Outcome Measures, di cui noi per esempio adesso ne uscirà uno a brevissimo, e noi abbiamo partecipato alla traduzione italiana, abbiamo partecipato anche a varie iniziative dei gruppi di ricercazione di ALTEMS, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari e del Patient Advocacy Lab. Insomma, siamo molto attivi da questo punto di vista. Poi, se volete maggiori informazioni sul nostro sito e sui nostri social, ci sono. La richiesta principale che facciamo oggi è: quando saranno inseriti questi finanziamenti nei LEA regionali? Cioè, la domanda che vi faccio io oggi, concretamente, cosa farà la Commissione per il problema dell'ipedema dopo l'audizione di oggi? Vi pongo di nuovo i desiderata che sono stati manifestati l'anno scorso, sperando effettivamente che adesso ci sia un seguito concreto a questo, quindi l'estensione dei presidi dell'infedema all'ipedema in base all'accordo Stato-Regioni del 2016. Un aiuto da parte della Regione Lombardia all'organizzazione di eventi informativi e formativi sull'ipedema, rivolti, come diceva la consigliera Pizzighini, a figure sanitarie, in particolare ai medici di medicina generale, anche ai pazienti, insomma, eventi informativi, la creazione di poli di accoglienza per la diagnosi e la cura, in cui si trova comunque, la cosa principale non è la creazione di poli di accoglienza, ma che nei poli di accoglienza a cui accennava la consigliera ci sia poi effettivamente personale formato e specializzato nella diagnosi e nella cura, altrimenti non abbiamo risolto niente. Vi chiediamo di stanziare dei fondi extra LEA per le cure all'estero, perché comunque noi abbiamo bisogno di andarci a curare nei centri di alta specializzazione anche all'estero, e non possiamo richiedere nemmeno il modulo S1 proprio perché c'è questo problema del mancato riconoscimento in Italia. E chiediamo l'aiuto della Regione anche per fare un censimento dei centri e degli operatori sanitari sulla Regione Lombardia. E, attualmente esistono dei centri che potrebbero tecnicamente prenderci in carico, ma sono centri dedicati ad altre patologie che però potrebbero, almeno in cui il paziente va solo a fare la diagnosi differenziale, poi si blocca tutto perché chiaramente non c'è un PDTA dedicato e il paziente con l'ipedema non può essere inserito nel PDTA dell'infedema, dell'obesità, nei centri bariatrici e in tutte le altre situazioni. Insomma, questi sono i nostri contatti, il nostro sito ipedemaitalia.info, dove ci sono tutti i modi per raggiungerci. Ho finito, grazie. Grazie a lei, dottoressa. Ora la parola al dottor Sandro Tini, che è presidente della società scientifica ITALF e coordinatore delle attività scientifiche di Liolipedema. Anche il dottor Michelini penso abbia delle slide da proiettarci. Buongiorno, dottore, a lei la parola. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità che ci date e di poter esporre un pochino, anche se cercheremo di farlo molto rapidamente. Il problema è questo: parliamo di una patologia per cui le pazienti per decenni, parlando dei tempi recenti, sono state tacciate ancora anche da alcune società scientifiche che non hanno una visione equilibrata e soprattutto scientifica, anche se si chiamano scientifiche. Queste pazienti sono state tracciate finora come pazienti disturbate mentali e dedite ad abitudini alimentari incongrue. E noi già da tempo, da anni, studiavamo il problema, che era ben diverso dagli edemi che interessano gli arti inferiori per altra natura, gli edemi venosi, soprattutto gli edemi linfatici, eppure molto spesso ancora oggi vengono confuse le patologie. E ci accorgevamo che erano edemi particolari, resistenti alle comuni, ai comuni trattamenti fisici decongestivi e legati ad una consistenza tissutale diversa, e che non rispondevano, peraltro, qui vedete un'immagine, ai comuni meccanismi di autoregolazione del tessuto adiposo. In effetti la malattia in questo consiste in un accumulo su base ereditaria, su base genetica. La dottoressa Giordano ha parlato di primo gene e responsabile della malattia se mutato. Lo abbiamo scoperto noi nel nostro gruppo italiano, e l'HPR1C1, che ha a che fare molto con
il metabolismo degli ormoni sessuali femminili. Non è un caso che la malattia colpisce praticamente al 100% dei casi, nel 100% dei casi, fatte rarissime eccezioni per il sesso maschile, colpisce il sesso femminile ed è molto legata a fattori ormonali. Non è un caso che insorge non alla nascita, ma nella stragrande maggioranza dei casi alla pubertà, quindi quando c'è uno sviluppo anche dal punto di vista ormonale, e si accentua dal punto di vista clinico i momenti particolari durante la gravidanza oppure alla menopausa. Quindi c'è una grossa ingerenza ormonale nell'eziopatogenesi della malattia, che però è su base, abbiamo detto, congenita. Noi abbiamo scoperto il primo gene, stiamo studiando su altri geni, siamo sicuri che analogamente all'infedema primario sono molti i geni che alimentano la malattia, anche perché l'edema degli arti inferiori, che può coinvolgere solo i glutei, le gocce, gambe, ma risparmiando sempre il piede, in questo si caratterizza particolarmente dall'edema linfatico, proprio perché non interessa le estremità degli arti, dei piedi per gli arti inferiori, le mani per gli arti superiori, può interessare, può essere localizzato anche a livello, come vedete nell'immagine, di braccio e avambraccio, ma sempre al polso e non interessando mai la mano. Noi abbiamo fatto molto per sensibilizzare anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo fatto delle audizioni a Ginevra, e l'ultima proprio quest'anno, proprio perché ci fosse anche un documento, un position paper che sta uscendo adesso, maturato con un'audizione durante l'Assemblea Generale annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che finalmente poi ha inserito la malattia con il suo proprio codice, appunto, come dicevamo, a gennaio dello scorso anno. Qual è la caratteristica di questo tessuto adiposo? Che non risponde ai comuni meccanismi, come dicevo, di autoregolazione del tessuto adiposo, cui rispondono le altre cellule adipose dello stesso soggetto, ma situate nelle zone sane. Cioè non rispondono alla dieta, alla classica dieta ipocalorica, anche molto stretta. La paziente diventa, c'è questa disproporzione tra parte superiore del corpo e parte inferiore, o arti, e quando sono interessati anche gli arti superiori, diventa particolarmente esile nella parte superiore, ma non si sposta di molto nella parte inferiore. L'esercizio fisico brucia la parte superiore, i depositi adiposi della parte superiore del corpo, ma non quella degli arti inferiori, sono proprio insensibili. Se il soggetto mette sul peso, lo mette prima nelle zone interessate dall'ipedema e poi nelle altre parti del corpo. Quindi è di difficile gestione, non rispondendo a questi caratteri. L'incidenza è molto variabile, si parla negli Stati Uniti, sono state studiate molto nei vari stadi questo tipo di malattia. La Karen Herbst è un po' la pioniera di questi studi, l'abbiamo anche vista pochi giorni fa a Potsdam, parla del 10-11% della popolazione. Sicuramente anche in Italia non conosciamo i dati precisi, perché voi sapete che i dati epidemiologici precisi li dà solo l'Istat, ma relativamente alle dimissioni dai ricoveri in degenza o in dei ospedali, quindi tutto quello che viene fatto, effettuato a livello ambulatoriale, sfugge purtroppo da un controllo centralizzato a livello statale, e solo per le malattie rare, cioè, ci sono dei registri che molto spesso poi sono anche carenti, perché mancano le segnalazioni da qualche regione, se per non dire dalla stragrande maggioranza delle regioni. Però siamo sicuramente intorno al 10%, ipotesi genetica l'abbiamo confortata con i nostri studi, pure se stiamo studiando su altri geni responsabili. Il ruolo ormonale l'abbiamo detto, la particolare tipologia di sviluppo nei momenti particolari di accentuazione dell'associazione con l'insulino resistenza, per esempio. In alcuni casi noi studiamo sempre la curva glicemica, la curva insulinemica, in alcuni casi con una correzione dell'insulina resistenza abbiamo dei buoni benefici. Il problema è che non è conosciuta la malattia, per cui gli approfondimenti necessari per poter correggere, per esempio una tiroidite da Hashimoto, una autoimmunitaria che frequentemente pure si associa, oppure una ipermobilità articolare come nell'Ehlers-Danlos, ipermobile, che frequentemente si associa a queste patologie, o l'endometriosi, e la policistosi ovarica. Ecco, sono tutti argomenti che poi caratterizzano i singoli quadri, che poi in comune hanno questa ipertrofia e iperplasia delle cellule adipose particolarmente localizzate. In alcuni casi, ci sono più stati clinici, il grasso accumulato è talmente importante, non sono nemmeno questi i casi più importanti, più evoluti, è talmente importante che dà veramente tanto impaccio
e anche nel movimento sia per l'arto superiore ma soprattutto inferiore, con un'alterazione dello schema del passo, con il secondari e danni soprattutto a livello delle grandi articolazioni, per esempio la zampa d'oca a livello del ginocchio che ne risente moltissimo e va incontro a tendiniti o a borsiti importanti, proprio perché sono articolazioni, sono muscoli, sono strutture anatomiche progettate per sostenere certi carichi e in queste condizioni sono costrette a sopportare carichi molto maggiori. I disturbi mentali che si associano in questo caso non sono quelli che fanno partire la malattia, ma sono secondari purtroppo allo sviluppo della malattia e legati anche in parte alla frustrazione per gli scarsi risultati che si ottengono con indirizzi terapeutici, spesso per diagnosi errata, indirizzi terapeutici molto costosi e infruttuosi dal punto di vista del risultato clinico. Frequentemente si associa anche la vitamina D, che è responsabile non soltanto, come si crede comunemente, come voi saprete, del ricambio osseo, ma anche dell'affaticamento muscolare, ma anche del dolore, ma anche del ritmo sonno-veglia, addirittura dello stato d'umore. Ecco, dolore, ho nominato il dolore. Il dolore è presente in oltre l'80% di questi soggetti e a volte in una scala che va da 0 a 10, specialmente nella seconda parte della giornata, pomeriggio e ore serali, raggiunge anche i 10, come riferito dalle pazienti. Il dolore è importante, che spesso fa richiedere alla paziente il trattamento chirurgico di appunto rimozione della componente adiposa patologica e legato a, e ancora si sta studiando molto, a vari fattori, dall'alterazione dei nocicettori locali a bassi valori del nonno degli ormoni sessuali femminili, il pregnenolone, e che molto spesso risulta basso come la vitamina D in questi soggetti, la vitamina D perché è liposolubile, viene sequestrata da queste cellule, quindi in circolo cala e deve essere sempre integrata. Il pregnenolone, abbiamo visto in recentissimi studi, che spesso è basso, specialmente nei soggetti che avvertono più sintomatologia dolorosa, per poi rispettare il resto. Questo è quello che vi dicevo dell'interessamento della zampa d'oca, col dolore al ginocchio, con possibili anche cisti di Becker importanti per espressione di un'alterazione funzionale dell'articolazione di sofferenza. Questi sono i quadri che vi avevo accennato, insomma, la resistenza, la tiroidite, bassi livelli di vitamina D, infiammazioni articolari, ipermobilità, endometriosi, cicli disturbi del ciclo mestruale e con alcuni aspetti ancora veramente in fase di studio. Dal punto di vista della terapia, c'è un trattamento conservativo che sicuramente è sintomatico, cioè lenisce parte dei disturbi, primo fra tutti proprio il dolore, ed è caratterizzato soprattutto da alcuni di questi aspetti, come il massaggio profondo, come la carbossiterapia, come le onde d'urto radiali, come la radiofrequenza con bassa frequenza, 20-40 kHz, che agiscono sulla cellula e non sulle componenti più superficiali del tessuto sottocutaneo. Trattamento chirurgico, ci sono varie tecniche, alcune sono molto valide, altre un po' meno valide, ma soprattutto quello che manca sono gli operatori, che devono essere meglio addestrati, perché ancora oggi in moltissimi centri si effettua la cosiddetta liposuzione, che evoca sempre il problema estetico. Qui parliamo di un problema funzionale molto importante, doloroso e disabilitante, quindi una eradicazione del tessuto adiposo patologico con tecniche che spesso purtroppo non vengono eseguite in maniera completa. Togliere 1,5-2 litri di tessuto da un paziente che ha questa predisposizione genetica fa poco. Quindi gli interventi, come in alcune scuole tedesche e americane, vengono effettuati, anche spagnole e francesi, vengono effettuati in maniera più adeguata, e ha un senso togliere il grosso della massa, eventualmente in più step, per eradicare più radicalmente possibile il problema e quindi risolvere anche il problema dolore, che è strettamente migliorato sia dalla terapia fisica ma soprattutto dalla quella chirurgica, perlomeno fino a questo momento, fino a che non capiremo un po' meglio come dominarla anche dal punto di vista conservativo. Gli indumenti elastici sono sempre a maglia piatta e quasi sempre su misura, possono essere diversi. Se c'è una buona contenzione venosa, con circa un 30% di questi pazienti c'è associata un'insufficienza venosa, oltre il 70% ha una buona contenzione del sistema venoso superficiale, è sufficiente anche un leggings o il bolero per gli arti superiori, e fatto anche questo da varie aziende, ce ne sono tante sul mercato, quelle veramente certificate sono poche, che vendono buoni prodotti per una buona conservazione nei vari stati clinici, ovviamente.
con l'esercizio terapeutico. Recentissimamente, proprio due settimane fa, un collega brasiliano ha pubblicato un nuovo testo con degli esercizi mirati che, insomma, che accompagnano l'utilizzo della dieta chetogenica, che è l'unica che veramente funziona dal punto di vista della riduzione delle dimensioni anche nelle zone affette. E ovviamente non può essere fatta a vita, verrà poi sostituita dopo un periodo acuto, eventualmente ripetibile ciclicamente, da una dieta low carb, quantomeno low carb. Nelle linee di indirizzo sui linfedemi e patologie correlate, che sono state firmate in conferenza Stato-Regione il 15 settembre 2016, la pagina 27 è già dedicata interamente a questa malattia. Quindi c'è già un documento del Ministero che ne parla, e qualche paziente è riuscita, grazie all'esibizione di questa pagina, di questo documento ufficiale, e da qualche assicurazione privata a farsi rimborsare l'intervento di correzione, di riduzione della componente adiposa patologica nelle zone affette. Quindi, volendo concludere, è una patologia genetica sicuramente ereditaria, va sempre studiato l'albero femminile sia nella famiglia materna che in quella paterna, perché l'uomo trasmette ma non ammala, quindi vanno ricercati e si trovano sempre anche individui di sesso femminile nella famiglia paterna che erano portatori della stessa malattia. E sicuramente ci sono degli aspetti epigenetici, quindi legati alla dieta, ai comportamenti ambientali, che influiscono, soprattutto anche aspetti ormonali, che influiscono nel senso del peggiorativo o migliorativo, a seconda ovviamente del punto di vista, sullo sviluppo della malattia, che però parte da un substrato genetico. Noi abbiamo creato questa associazione nuova, la Italian World Alliance, dove stanno tenendo per ora siamo arrivati a oltre 35 paesi, con più di 100 soci membri fondatori, e con associazioni di pazienti, con associazioni scientifiche, e per la prima volta abbiamo inglobato appunto le associazioni dei pazienti, come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché devono condividere con noi percorsi formativi e documenti di consenso, le position paper, che portano poi percorsi diagnostico, terapeutici e assistenziali. Io vi ringrazio e credo che meritino un'attenzione particolare, perché sono persone che non hanno un problema estetico, che non l'hanno cercato, che senza polemiche sulle scelte politiche che vengono fatte, ma ecco, per noi stride il discorso, senza offesa per nessuno, che nel 2017 la ludopatia sia stata inserita tra le malattie rare e venga anche curata per questo con esenzione da accertamenti e da trattamenti, e contemporaneamente si diano le licenze per altri centri di lotta automatica dove si possano esercitare queste cose, che ci sembra veramente un controsenso. Le stride che, ecco, invece patologie che non si vanno a cercare ma che la natura ci dà, che dà in questo caso soprattutto al sesso femminile, vengano ignorate, proprio per, prima di tutti per ignoranza, nel senso che non si conosce il problema, e manca a partire proprio prima di tutti dalla classe medica, dagli operatori sanitari, ma non si conosce anche sufficientemente a livello politico. Noi abbiamo fatto una interpellanza alla Commissione Europea, siamo in costante contatto, anche questa mattina io personalmente ho rimandato una lettera al direttore generale appena insediatosi e nuovo alla direzione generale programmazione del Ministero della Salute, per riprendere questi contatti e poter arrivare ad una migliore definizione di quel documento del 2016, ampliando il discorso relativo a questa malattia. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie dottore, non solo per le spiegazioni, che sono state sicuramente utilissimi, perché ci hanno dato un quadro davvero complesso, quindi è una patologia che crea poi tutta una serie di comorbidità funzionali che creano più e più disagi alla persona. E, ahimè, non è riconosciuto ad oggi a livello nazionale, quindi la ringrazio anche per quanto ha detto in chiusura, quindi il lavoro che lei sta facendo anche di collegamento con il Ministero della Salute, il lavoro che anche la politica porterà avanti. Ecco,
questo è la nostra funzione di attenzione e approfondimento, quindi di collegamento poi con la DG Welfare di Regione Lombardia, ma poi è chiaro che qui sarebbe anche opportuno il riconoscimento a livello nazionale, perché poi la Regione Lombardia ne stralea, riesce a coprire un pezzetto, ma è chiaro che non riesce a coprire tutte le richieste di extralea, cioè di tutte quelle patologie che ad oggi non sono riconosciute nei LEA. E chiedo alla consigliera Pizzighini se voleva intervenire in replica e anche ai colleghi se qualcuno volesse fare un intervento, è sicuramente gradito. Consigliera Pizzighini, prego. No, solo per ringraziare ancora per questa audizione e come diceva la Presidente, spero che questo sia un ulteriore passo verso il riconoscimento appunto di questa malattia e quindi un vero supporto ai malati di questa patologia. Consigliere Macconi, per favore. Se non ho capito male, non esiste ad oggi cura né una prospettiva di cura, non dico risolutiva, ma che porti comunque qualche beneficio. No. Sì, dottor Michelini, se vuole, prego, accenda il microfono perché non la sentiamo, dottore. Dottore, senza microfono. Comunque il lipedema non ha cura, ma ha dei trattamenti sintomatici che migliorano molto la qualità della nostra vita. Dottore, non sentiamo l'audio. Okay, adesso ecco. Mi sentite? Grazie. Sì. Le cure ci sono. Purtroppo il lipedema, come il linfedema, come tante altre malattie, non può essere guarito, ma può essere curato. Si può migliorare moltissimo la qualità di vita e credo di averlo accennato prima, sia con trattamenti fisici che con trattamenti chirurgici. Prima di tutto sul dolore, azione importante sul dolore, ma anche sulla performance, sulla possibilità di una qualità di vita psicofisica, perché poi lì il coinvolgimento è bilaterale e degna di questo nome. Non esistono terapie che guariscono la malattia, come per tante malattie croniche, purtroppo. Questa è una malattia cronica, però ecco, per i disturbi, i fastidi che dà, e questi possono essere controllati e possono sicuramente essere attenuati, addirittura compaiono con adeguati trattamenti sia conservativi che chirurgici, che però richiedono dei costi. E soprattutto dipende anche dalla compromissione funzionale in cui si interviene. La maggior parte dei pazienti nell'emergenza lipedema che già dell'anno scorso vi rappresentavo non ha possibilità di intervenire, quindi si arriva ad un peggioramento progressivo per il quale non è possibile proprio una restituzione completa per cercare almeno di arrivare ad una pseudonormalità nell'ambito della gestione cronica della patologia se si interviene così tardi. Quindi ecco perché parliamo di emergenza, le persone hanno bisogno di essere curate adesso e non possono più aspettare. Grazie, grazie dottoressa Giordano, il dottor Michelini, chiudiamo quindi questa interessantissima audizione. Ringrazio la consigliera Pizzighini per aver portato il tema dentro la commissione terza. Mi dica, dottoressa Giordano. Prego. Dottoressa, io avrei un'ultima chiusa finale, nel senso volevo chiedere se oggi è presente un tecnico nella direzione, perché noi siamo un po', io devo rendere conto ai nostri associati di quello che sarà l'esito di questa audizione. Sono molto felice che siate qui tutti quanti di nuovo ad ascoltarci, però capite che dal punto di vista dei malati, avere già avuto un'audizione che si è purtroppo, non certo immagino per responsabilità vostra, conclusa in un nulla di fatto e di non dare seguito ad una serie di impegni che erano stati presi, mi mette in una posizione di difficoltà nei confronti dei malati che io rappresento e che hanno dato all'IO Lipedema Italia mandato di rappresentanza. Io vi porto di nuovo le loro esigenze, perché questa volta penso che dobbiamo dare delle risposte estremamente concrete. Quindi la mia domanda, io ho bisogno di ascoltare delle risposte, le domande ve le abbiamo già fatte, cioè quando possiamo iniziare a stanziare questi fondi?
che cosa possiamo fare nel concreto, diamoci dei tempi, diamoci delle cose molto anche prosaiche e pragmatiche, cioè entro il fine mese cosa si può fare, entro la fine dell'anno cosa si può fare, cosa si può attivare nel 2024. Io ho bisogno di dare delle risposte un pochettino più concrete. Oltre al fatto di dirvi grazie, siamo onorati di essere qui, di essere stati ascoltati, dobbiamo dare un seguito estremamente concreto a questo ascolto. Cioè, da questa audizione che cosa verrà fuori? Cosa, nella pratica, possiamo andare a contare sul vostro aiuto per andare nelle università a chiedere se ci sono dei fondi di ricerca, perché non è normale che la ricerca sull'ipedema l'abbiano finanziata anche quella i malati, capite? Cioè, possiamo andare, noi abbiamo bisogno di azioni concrete. Capisco quello che diceva la Presidente, che ovviamente la Regione non si può fare carico di tutte le prestazioni extra LEA per tutte le malattie, però qualcosina la possiamo iniziare a dare? E che cosa soprattutto? Cioè, delle azioni proprio, ho bisogno di risposte in questo momento, perché la situazione emergenziale non è cambiata rispetto all'anno scorso e c'è sicuramente un po' di frustrazione il fatto di essere andati dai nostri malati a dire: siamo andati in Regione Lombardia, siamo stati auditi, ci hanno ascoltato, quindi adesso si farà A, B, C e D. E non è stato fatto niente, un disegno di legge era stato promesso, non si fa, ci vogliamo lavorare insieme, noi siamo al massimo della disponibilità, però mi serve un riscontro anche dall'altra parte, perché altrimenti se no sono belle iniziative in cui ci ascoltate, ascoltate me, ascoltate il dottore, venite a conoscenza della nostra malattia, ma noi non siamo qui solo per essere ascoltati, siamo qui per dare un riscontro pratico nelle vite di noi malati, perché non possiamo andare avanti e voi siete le persone che possono aiutare nel concreto, però dateci delle risposte, non soltanto l'ascolto, ma adesso è il momento di azioni concrete che io mi aspetto da domani, all'indomani di questa audizione. Grazie. Dottoressa, no, sono io che la ringrazio e la comprendo benissimo. Anch'io sono una persona che ama sempre vedere un risvolto pratico, no, rispetto alle azioni che siamo chiamati a fare, quindi la comprendo e condivido anche le sue attese. Rispetto all'audizione fatta nella scorsa legislatura, mi pare nel giugno del 22, luglio. Io ora a luglio, giusto, sì, poi si è conclusa la legislatura, adesso andrò a vedere rispetto anche agli impegni che lei diceva che ci eravamo assunti, ecco, di cui io non ho conoscenza, ma magari la consigliera Pizzichini poi ci illustra, ma in ogni caso mi aggiorno con i nostri archivi. Allora, la commissione è sicuramente un luogo istituzionale dove porre le questioni e la commissione si assume la responsabilità quindi di approfondire le tematiche, di trasferirle alla DG e alla Giunta e quindi anche di far sì che poi la DG nella conferenza Stato-Regioni porti la problematica. Quindi questa è, diciamo, la catena, no? La consecutio con cui avvengono le cose. Il fatto che siamo qui a scoprire nuovamente dopo comunque 8 mesi, 9 mesi, un anno, significa che questo è anche per noi una problematica da affrontare. Quindi sulla domanda che cosa fa domani, io faccio quello che è la commissione ha in carico, quindi trasferire tutto questo e anche prendersi l'impegno che ci sia la dovuta attenzione. Grazie. Rispetto a B, C e D, adesso io ovviamente, dottoressa, non riesco a rispondere, però che la questione venga presa in carico in modo serio, ecco, di questo sono garante per le competenze che sono della mia commissione. Ecco, signora Presidente, sì, volevo solo aggiungere questo e chiedo anche l'aiuto naturalmente della Presidente Baffi. Quello che potremmo fare subito potrebbe anche essere fissare un appuntamento con la direzione welfare, che oggi naturalmente non è presente, quindi non può dare il contributo tecnico, ma sicuramente può essere un passo ulteriore per andare proprio a parlare con chi poi deve prendere anche le decisioni e appunto è il tecnico della situazione. Noi tra l'altro nella scorsa sessione di bilancio avevamo chiesto dei fondi proprio per affrontare le problematiche dell'ipedema e sicuramente lo riproporremo nella prossima sessione di bilancio e quindi queste sono cose concrete, ecco, sicuramente. Grazie. Sì, noi di prassi
commissione inviamo poi sempre alla DG Welfare il verbale e quindi è mio compito ovviamente porre la questione in modo puntuale e anche sicuramente con un mio scritto che sollecita. Dopodiché possiamo sicuramente incontrare la DG, la possiamo incontrare insieme, la può incontrare anche la consigliera Pizzighini ovviamente perché è nel ruolo di tutti i consiglieri regionali. Io posso esserci su questo molto volentieri, magari prima che facciate appunto gli atti di sindacato di bilancio, perché poi alla fine più che gli atti, come diceva anche la dottoressa Giordano, che magari restano solo nella carta scritta, è bene magari riuscire a parlarsi e capire, no, quali sono i margini di azione di regione, che disponibilità abbiamo, e capire quindi la volontà di tutti, quindi è sicuramente ancora più efficace. Quindi questo, massima disponibilità e concordiamo. Chiuderei anche questa audizione ringraziando davvero i nostri relatori, tutti i consiglieri che sono intervenuti. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie, buon pomeriggio.